archeologico, ma proprio dal punto di vista architettonico, urbanistico. È una strada che conserva sotto ancora perfettamente funzionante la fogna antica, ha i segni di due porticati a destra e a sinistra. A Sepino si passeggiava riparati dal sole d'estate, riparati dalla pioggia d'inverno. Era una fila di colonne bellissime, sulle quali si appoggiava il portico, ma al lato dava la possibilità di andare a fare la spesa tranquillamente. Quindi tutti i negozi erano allineati al corso principale, come accade nelle città moderne. C'erano delle pietre rialzate, non credo fosse un errore di costruzione. No, quelle pietre rialzate sono la stessa cosa dei dossi di oggi. Ecco, spesso noi vediamo che per rallentare la velocità delle macchine oggi si fanno dei terribili, bruttissimi dossi. I romani avevano risolto il problema mettendo questi blocchi di pietra sul passaggio pedonale, un vero e proprio passaggio pedonale, per cui chi si fosse azzardato a correre con una biga all'interno della città avrebbe Distrutto le sicuramente ruote. distrutto le ruote, quindi si era costretti a rallentare per evitare che accadessero incidenti al proprio mezzo di trasporto. È un fatto interessantissimo e tra l'altro questi passaggi pedonali sono in corrispondenza di piccole fontane. Bisogna tenere presente che in epoca romana l'acqua pubblica può essere distribuita solo alle fontane pubbliche. Quindi non vi era la distribuzione dell'acqua in casa. E quindi noi vediamo la differenza tra la distribuzione pubblica delle tante fontane di Sepino, di cui rimangono le tracce, poi vedremo quella la più bella che è poi sul foro di Ennio Marzo, La fontana del la grifo, fontana detta del cosiddetta del Grifo, grifo. mentre le case si devono attrezzare per la conservazione delle acque. La casa romana spesso viene definita casa sannitica perché sannitiche erano le case di Pompei, e che in termine archeologico per sannitico si intende quella costruzione che corrisponde poi alle nostre case qui di Sepino. Quanti piani? Era un solo piano, non erano case popolari, esistevano a Roma anche le cosiddette case popolari, dei veri e propri palazzi di una certa dimensione. Qui abbiamo tutte case allineate. Bisogna tenere presente, per esempio, che il tetto non era come lo immaginiamo noi, ma era rivolto all'interno, costituiva un cosiddetto impluvium, cioè Una sorta serviva di imbuto per di raccogliere imbuto per l'acqua. raccogliere l'acqua, quindi non si perdeva nulla dell'acqua piovana perché veniva convogliata all'interno di un cortiletto e sotto questo cortiletto vi era una cisterna, quindi l'acqua di uso quotidiano veniva prelevata dalla cisterna interna alla casa. Poi c'era un corridoio che portava verso l'esterno, che si trovava spesso in mezzo a due ambienti che erano delle botteghe, quindi vi era, come si dice oggi, casa e bottega, nella parte interna la casa, la parte Sul esterna fronte strada. le fauces, la bocca e la porta della casa, a destra e a sinistra, oppure un locale più grande, uno solo, con le botteghe, che avevano delle porte scorrevoli che venivano aperte la mattina e poi richiuse la sera, Peraltro molte ovviamente. hanno ancora conservato il Ancora canaletto di rimane, sì, scorrimento. l'incavo dove scorreva la porta. All'interno poi vi erano i cubicula, delle stanzette piccolissime, che avevano la finestra rivolta nell'altro cortiletto interno, che a volte era un peristilio, qui le case sono più semplici, non vi è traccia di peristilio, ma quindi un cortiletto interno che permetteva alla luce di entrare dalle finestre o dalla semplice porta che Non caratterizzava erano le piccole finestre stanze. enormi come le No, immaginiamo oggi, piuttosto piccole, delle a volte feritoie più non che esistevano altro. proprio le finestre, ma era la porta con un sovrapporta che permetteva alla luce di entrare. E quindi questo sistema di case a schiera, caratterizzava l'intero abitato di Sepino. Quindi se immaginiamo come poteva funzionare una volta la città, vi era la porta, si entrava, chi aveva interesse solo a passare veniva controllato e poi usciva dall'altra parte della città, quindi non si poteva attraversare il territorio di Sepino
facendo delle strade traverse. Bisognava entrare nella città, essere controllati e proseguire poi il viaggio. Senta, che tipo di merci si vendevano in queste botteghe? Ma si vendeva di tutto. Sicuramente vi era una produzione, poi vedremo più avanti, legata anche alla commercializzazione della lana. Vi è una tintoria di grandi dimensioni all'interno della città, quindi molto probabilmente la transumanza o perlomeno l'allevamento delle pecore dava la possibilità di ottenere del materiale che poi veniva riutilizzato, lavorato e rivenduto. Ovviamente qui non passavano soltanto le greggi della transumanza, ma vi era tutto il traffico della dorsale appenninica, quindi la dorsale appenninica era fortemente condizionata a questo passaggio interno alla città di Sepino. E per tornare al problema delle torri, ecco, le torri in questo caso da chi si difendono? Ecco, noi se facciamo l'esempio di quando si entra in autostrada, noi non ci rendiamo conto che quando entriamo in autostrada veniamo imprigionati, superiamo un casello, veniamo identificati elettronicamente oppure prendendo una tessera, e se non paghiamo all'uscita noi restiamo prigionieri, siamo vittime di chi è proprietario dell'autostrada. Ora, questo sistema serve a tutelare il proprietario dell'autostrada, quindi queste torri in qualche modo fanno immaginare che Sepino sia stata una sorta di Fort Knox del territorio. Le altre città non sono così fortificate, quindi probabilmente a Sepino vi era una concentrazione di denaro, di materiale prezioso che aveva bisogno di essere protetto, non tanto dai nemici che erano fuori del Mare Nostrum, fuori del Mediterraneo, ma quanti da banditi, da briganti, da gente che aveva intenzione di rubare questo. Quindi era una difesa del capitale, una difesa del materiale che all'interno della città veniva protetto. Una città piuttosto ricca, tra l'altro una città proporzionata al numero degli abitanti. Noi oggi vediamo la città espandersi senza criterio, in balia di una urbanizzazione selvaggia. Qui vi potevano stare le persone, tanti nuclei familiari, quanti ne poteva mantenere il territorio. Quindi non più di tanti coltivatori del terreno, non più di tanti commercianti, non più di tanti addetti ai servizi. E tra i servizi vi era, tra le altre cose, una terma. La terma che ha una struttura straordinaria. Che abbiamo qui alla nostra destra. Proprio vicino alla porta principale, quindi anche come immagine Sepino, ecco, si presentava come una città attrezzata di tutto, anche con la possibilità di godere di privilegi che soltanto alcune città potevano avere. Quindi una terma fatta con i sistemi rubati all'Oriente conosciuto di allora, con il frigidarium con l'acqua fredda e il calidarium con l'acqua calda, quindi il piacere dello sbalzo di temperatura poteva essere vissuto all'interno di queste terme. Come scaldavano l'acqua? Con delle feci essiccate? Un forno, ecco, si usava molto spesso le feci di mucca, che ancora oggi, per esempio in Egitto, se vi capita di andare in Egitto, vedete, viene utilizzato regolarmente come materiale per il riscaldamento, per cucinare, per riscaldare l'acqua. Ecco, questo materiale, ma la legna soprattutto, veniva utilizzata in un forno che era all'interno della terma, e l'aria calda passava per convezione e veniva aspirata da tubi che erano sistemati, tubi di terracotta. Di coccio pisto? No, proprio di terracotta. Tubi delle fistule sistemate al lato della stanza dove si stava, della terma, in maniera che l'aria calda salendo riscaldava questi tubi messi per l'intera parete e quindi si provocava un riscaldamento a tutto l'ambiente, quindi con una sudorazione. Quali classi avevano accesso alle terme? Ovviamente chi se le poteva permettere, chi aveva il denaro. Noi siamo in una società che ha da una parte gli schiavi e da una parte i cittadini romani, benestanti, coloro che, ecco, gli stessi che avevano la possibilità di acquistare merce, di poter frequentare il teatro, che poi vedremo, e quindi di vivere dignitosamente meglio di uno schiavo, quindi non erano aperte a tutti quanti. Quindi Sepino è una città
fatta a misura di uomo, ma a misura di comunità, quindi non più di tanti potevano vivere in questo luogo. Quando vi era un eccesso di popolazione, i romani organizzavano una nuova colonia. Quindi un dimensionamento modulato sull'offerta del territorio. Sulla capacità di produzione dei terreni agricoli. E in effetti con la presenza romana si è definitivamente conquistato il territorio. Il territorio che era prima destinato prevalentemente alla pastorizia viene invece asservito all'agricoltura. L'agricoltura che è una forma economica importante per i romani, perché dividere il territorio in tanti pezzi di terra significava poter assegnare ai veterani, a quelli che tornavano dalla guerra senza un braccio, senza una gamba, senza la famiglia, la possibilità di sopravvivere coltivando quel pezzo di terra. Cioè la pensione di guerra veniva data con l'assegnazione, perché la proprietà rimaneva sempre dello Stato, di un pezzo di terra proporzionato alle esigenze della famiglia. E ovviamente più si sta in montagna, più questi pezzi di terra erano grandi, perché chiaramente rispetto a Venafro, rispetto a luoghi dove la produzione è maggiore, Sepino ha bisogno di maggior numero di metri quadrati di terreno per poter far sopravvivere la famiglia che vive sul territorio. Quindi abbiamo una città con gli abitanti che vivono di commercio e un territorio con i contadini che vivono di agricoltura. Tornando al discorso delle terme, c'era una sorta di pre-vita pubblica, cioè era anche un'occasione per discutere di ciò che accadeva all'interno della città. Le terme come oggi sono luogo dove si fa vita di società, si parla di politica, un'occasione mondana per parlare di tutto e di più, ma tutta la città romana è in funzione del parlare, del fare politica, del discutere, del tenersi aggiornati. Se pensiamo che la Basilica, che è stata ricostruita qui ai limiti del foro, era il luogo fisico dove avvenivano le dispute politiche. La Basilica non è un luogo sacro, è un luogo proprio del dibattito politico, è la parte coperta della piazza. Il Consiglio Comunale. Più che il Consiglio Comunale è il Consiglio Popolare, il luogo dove tutti possono andare a parlare di tutto, e quindi è un luogo fatto a spese della comunità, perché la comunità possa discutere, una sorta di democrazia. Non immaginiamo la democrazia di oggi, che è tutt'altra cosa, è una democrazia elitaria, dove coloro che potevano permettersi di parlare di politica si riunivano per parlare di politica, ma anche il teatro ha questa funzione. Il teatro non è soltanto il luogo dove si va a vedere lo spettacolo, ma lo vedremo, è un luogo dove si fanno anche altre cose. Laddove si intersecano Cardo e Decumano nasce il foro, ovvero il centro della vita pubblica all'interno di Altilia. Architetto. È ovviamente il luogo più importante della città, dove si incrociano le due direttrici, quella del territorio e quella, diremmo, internazionale, dei grandi traffici. Qui sul foro si svolgono tutte le attività quotidiane, c'è il controllo della transumanza, nel senso che si vede chi passa. Oramai è stato controllato fiscalmente, ma continua semplicemente il controllo fisico. Ovviamente sono sempre personaggi che vengono da fuori, sconosciuti, che attraversano il foro. Sul foro sono sistemati i templi, le divinità, ed è sistemata la basilica che è alle nostre spalle. La basilica che è il luogo fisico dove si disputa, si parla di commercio, si parla di affari, si fanno i contratti, ma si parla anche di politica, si parla di donne, si parla di cultura in generale. Quindi è una città dimensionata che ha una propria capacità culturale, oltre che una propria capacità autonoma dal punto di vista commerciale. Qui all'incrocio, nelle vicinanze dell'incrocio, vi è la fontana pubblica, vi sono gli elementi tipici di una piazza, la possibilità di sedersi anche su dei gradoni, e questo è il luogo fisico che sarà più saccheggiato poi nel tempo, perché tutti gli elementi tipici dei templi poi verranno utilizzati nel Medioevo per costruire chiese, palazzi, costruire nuovi elementi in altre parti del territorio. Vi è un vero e proprio commercio di reperti,
Capua nel periodo medievale sarà venduta pezzo a pezzo. Capua, che era la seconda Roma, scompare perché i pezzi vengono distribuiti un po' in tutta l'Italia meridionale, acquistati e rivenduti. E così accade anche per Sepino. Sepino diventa un luogo fisico dove si saccheggia di tutto. Viene saccheggiata anche la tomba dei Marsi, la tomba circolare, perché le pietre circolari, semicircolari, erano utilissime per fare le absidi delle basiliche romaniche. Le colonne vengono riutilizzate all'interno di chiese a tre navate, quindi tutto viene riciclato. Del resto romanico, il termine romanico significa proprio questo, riciclaggio di pezzi romani, di pezzi riutilizzati, un termine abbastanza recente, ma che fa capire con una sola parola che cosa accada in questo periodo. È una città che sopravvive fino alla fine dell'impero. Dopo la caduta dell'impero verrà abbandonata per un certo periodo, ma in questo luogo molto probabilmente si insedia il primo vescovo di Sepino. Sepino è una delle diocesi più antiche d'Italia. Sappiamo che all'epoca di Simmaco, il vescovo di Sepino partecipa al concilio di Simmaco, siamo nel 502, e molto probabilmente i resti di una chiesa che viene costruita sui ruderi di un tempio preesistente, che genericamente viene definita costantiniana, probabilmente corrisponde proprio al periodo in cui in questo luogo si insedia una cattedra vescovile, quindi una piccola comunità che è legata alla presenza di un vescovo, che poi invece con l'arrivo dei Saraceni, quando Sepino sarà una delle città distrutte dai Saraceni, vedrà il definitivo trasferimento nella moderna Sepino. La chiamiamo moderna, ma è una città di origine medievale che poi avrà tutti gli sviluppi tipici delle città medievali, fino alle ultime trasformazioni barocche, oltre che, ovviamente, essendo una città vissuta, le trasformazioni urbanistiche moderne. Quindi il foro è il luogo deputato alla rappresentanza ufficiale della città, e nel foro di Sepino si svolge l'attività prevalente dei cittadini di Sepino, i quali, oltre che frequentare il foro, ovviamente, si spostavano anche a teatro, e lì vedremo. Le volevo fare una domanda: c'è un canaletto che corre tutto intorno alla piazza, si dice scorresse dell'acqua profumata con degli oli profumati, è una leggenda oppure corrisponde al vero? Sono invenzioni, direi, quasi turistiche. In effetti serviva semplicemente a raccogliere l'acqua piovana per evitare che si impantanasse all'interno del foro. Tutto qui doveva funzionare perfettamente. L'acqua veniva convogliate in questo canaletto perimetrale e finiva nella fogna della città, fogna che ancora oggi funziona perfettamente. Sepino non è dotata di fogne moderne, ma sono le fogne romane che, opportunamente pulite, ancora funzionano come funzionavano 2000 anni fa. Architetto, Altilia è anche il suo teatro. Qual è l'importanza di questa struttura nella vita sociale della città? Ma prima di tutto il teatro è importante per come lo vediamo oggi, che è una sintesi di un impianto romano con una sovrapposizione settecentesca, unica in Italia per come si è poi definita con il restauro. Fino a 20 anni fa il luogo nel quale noi ci troviamo era completamente interrato, questa era un'aia attorno alla quale si svolgevano le abitazioni dei maglieri, che erano i proprietari, i grandi proprietari di quasi tutta l'area che oggi chiamiamo archeologica di Sepino. Ecco, la forma stessa delle case faceva intuire che qui sotto vi fosse una struttura teatrale, una forma semicircolare, non poteva permettere di pensare diversamente. Io ho avuto il privilegio di essere l'autore di questo progetto, che fu sostenuto da Adriano La Regina, ero giovane laureato in architettura, e si decise di scavare in un momento in cui in Italia non si mantenevano le strutture sovrapposte, si preferiva demolire, tant'è vero che una casa dallo stesso ministero allora della pubblica istruzione era stata demolita perché si pensava di demolire tutto ciò che era sovrapposto. Poi invece passò l'idea di conservare anche la sovrapposizione, che è un fatto storico che permette di capire ciò che è avvenuto nel territorio. Cioè, questo teatro, così come lo vediamo,
non è mai esistito nel passato, perché la parte bassa è romana, la parte superiore è settecentesca. Però è una nuova architettura che forse sotto certi aspetti è tra le più pittoresche che abbiamo in Italia. È importante anche l'idea di restauro. E i romani probabilmente capiscono che Sepino è un luogo di passaggio importantissimo, quindi quasi un secolo dopo la costruzione delle mura si decide di dotare la città di una struttura pubblica importante, quale poteva essere il teatro. E quindi viene realizzato una forma teatrale che, se fosse stata vista da Vitruvio, avrebbe costituito il modello di costruzione di un teatro. Perché se andiamo a vedere le descrizioni di Vitruvio, volendo ricostruire sulla base teorica delle descrizioni di Vitruvio come si debba fare un teatro, il teatro di Sepino sembra essere perfettamente l'ideale di teatro secondo la interrompo i canoni. Per esaurire una mia curiosità, è ipotizzabile che dove adesso sorgono le abitazioni settecentesche ci fosse magari una tribuna in legno che non è giunta ovviamente ai nostri giorni? Probabilmente una tribuna in pietra, perché i gradini arrivavano fino a quella parte case. Che è il tetto oggi delle case, quindi una capacità di contenere almeno 2.000-3.000 spettatori, e con una differenziazione, perché i magistrati avevano diritto a stare nella parte privilegiata, quindi a contatto più vicino agli attori, quindi con un'acustica migliore, anche se qui l'acustica è comunque perfetta. Addirittura si ipotizza con uno schienale anatomico già per quei tempi. Avevano i sedili in legno, ecco, a differenza di Pietrabondante, dove i primi sedili, quelli privilegiati, sono in pietra, qui invece i sedili erano in legno. Anche perché i sedili erano personali, vi era proprio il nome, o venivano portati con il nome del titolare del come del oggi sedile. Scriveremmo riservato dietro una poltroncina. È proprio così, erano luoghi che si compravano, quindi persone di un certo livello avevano riservato un posto a teatro, come ancora oggi si fa nei grandi teatri, vi sono delle famiglie che comprano all'inizio della stagione quel posto, magari poi lo prestano agli amici. Ma le famiglie meno abbienti avevano accesso al teatro? Il teatro era aperto a tutti, e i racconti sull'uso del teatro sono straordinari dell'epoca romana, perché noi immaginiamo se andasse a teatro e il teatro si limitasse semplicemente al godere di uno spettacolo. In realtà accadevano le cose più strane, era luogo di appuntamento di prostitute, molto spesso gli attori si lamentavano perché mentre si faceva lo spettacolo si faceva commercio di sesso in basso. Anche perché basso. Poi c'erano rappresentazioni che duravano anche 8-10 ore addirittura. Potevano durare tantissimo, e quindi il teatro non era molto utilizzato come possiamo immaginare, ma era un luogo, come accade anche oggi, che ha più funzioni, e quindi l'attore che viene per recitare a un certo punto non accetta che ci si distragga mentre sta recitando. Ma dicevo, questo teatro è caratterizzato da una zona riservata agli ospiti importanti in basso, e poi invece il popolo che può sedersi direttamente sulla pietra, venivano affittati dei cuscini, o se si portavano dietro dei cuscini, proprio per evitare la difficoltà di stare seduti sulla pietra. Che cosa veniva rappresentato, architetto? Nel teatro si rappresentava Plauto, per esempio, cioè, commedie piuttosto brillanti, ecco, non siamo qui, tragedie non sono state mai rappresentate, e aveva una funzione sociale più legata al divertimento, il teatro, ed era talmente legato all'uso collettivo, quindi non solo per gli abitanti del posto, ma soprattutto per chi veniva dalla campagna, quindi un teatro destinato a tutti. Infatti ci sono due ingressi, no? Due corridoi, uno per gli indigeni e un secondo ingresso per chi proveniva poi. Il teatro viene sistemato proprio sulle mura della città, quindi diventa la quinta porta, con due porte che servivano anche a regolare il traffico delle persone, perché se arrivano 2.000 persone all'orario dello spettacolo si crea anche problemi per entrare, per uscire.